Adesso senti Luciana, adesso prima di mandare la pubblicità, poi abbiamo Marco Mengoni, Elodie, il presidente De Laurentiis, soltanto aggiungo una piccola cosa a quello che hai detto, così allora mi unisco al grazie sostanzialmente. Oggi abbiamo fatto una fotografia di tutti che lavorano, di quelli che lavorano in questo programma. Volevo mostrarvela, questi siamo tutti noi. E quindi ringrazio attraverso questa fotografia tutti i miei colleghi della RAI di oggi e di ieri. Ringrazio tutti i miei colleghi dell'officina, gli autori, i nostri autori che sono qua seduti, grazie ragazzi, grazie di tutti. E anche quelli che sono seduti a casa. Tutti. Grazie al trucco, al parrucco, grazie proprio grazie a tutti, non nomino nessuno perché avete visto sono tanti, se no ne dimenticherei qualcuno sicuramente, mi dispiacerebbe. Vorrei anche dire grazie a fra tutti quelli che si sono in questi giorni fatti sentire, insomma voglio dire grazie a Luisa Bistacchio della RAI che ci ha aiutato in questi anni, ma voglio dire grazie soprattutto, ho visto prima Rosanna Pastore che cura questo programma e Silvia Calandrelli che è la direttrice di RAI Cultura, che in questi mesi hanno tenacemente cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati, ma insomma però hanno resistito tenacemente con noi. Grazie a tutti, un grazie sincero, come diceva Luciana, alla RAI. La RAI è la TV pubblica, è la TV di tutti e quindi è anche la mia, e quindi non posso e non possiamo che volerle enormemente bene. Tra l'altro sai che proprio in questi giorni, 40 anni fa, facevo il provino. Incredibilmente mi hanno preso. Sì, c'erano due signori, Guido Sacerdote e Bruno Voglino. Bruno, che ci starà guardando, io da quel giorno l'ho chiamato mamma perché mi ha dato una vita professionale che non avrei altrimenti avuto. E quindi l'ultimo grazie lo voglio dire proprio a quello da cui tutto è cominciato. Quindi grazie davvero, Bruno, di tutto. E se mi permetti, insomma, vorrei dire una cosa. Proprio dopo quel provino andai a fare l'imitatore a Pronto Raffaella, mi ricordo benissimo il cuore che palpitava quando sentivo la sigla, si chiamava Fatalità quella canzone, che peraltro aveva un significato anche per me perché anch'io per Fatalità stavo lì, insomma tantissimi ricordi. Il grazie più grande lo voglio dire però al pubblico che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi.